Ma noi abbiamo avuto modo di comunicare al comitato promotore che non siamo come assessorato dipartimento tenuti a convocare la riunione, ma è tenuto per legge il ministero, per cui abbiamo avuto disponibilità, abbiamo detto che noi saremo naturalmente al tavolo, che accompagneremo questo percorso, rispetto al quale, siccome c'è qualcuno che sui territori dichiara che vogliamo mettere ostacoli, l'assessore regionale all'agricoltura mette una medaglia sul petto se c'è un riconoscimento per un prodotto, per cui io penso che nel momento in cui il ministero deciderà di convocare la riunione, noi saremo al tavolo spingendo per avere questo altro importante risultato per l'agricoltura calabrese, perché abbiamo una DOP sull'olio essenziale, avere un riconoscimento IGP sulla frutto credo che sia importante. So che c'è chi sul territorio non la pensa esattamente così, però poi questi sono ragionamenti che si faranno ai tavoli, sperando che ci sia l'accordo giusto, perché nel momento in cui non c'è accordo si rischia di perdere altro tempo, e credo che i produttori di Bergamotto e la provincia di Reggio Calabria non debbano perdere altro tempo per situazioni che sfuggono naturalmente alla controllo e all'attenzione dei più, e non sicuramente situazioni che coinvolgono l'assessore regionale all'agricoltura.